Ciao a tutti, benvenuti. Questo è Yugo C'è Mail, il podcast in cui noi di Fumble rispondiamo alle domande della community, anche se in questa puntata succederà l'opposto. Come sempre, se siete arrivati qui è perché conoscete già Fumble, che sia perché è un editore o perché fa podcast di giochi di ruolo live. Quando potevamo, adesso siamo ovviamente ancora in fase quarantenati, e oltre al podcast di Fumble e di Yugo C'è Mail, il palinsesto si va a completare con i podcast di Remote, 4 contro il sistema, Sidequest ed Epoca, in cui tutti giochiamo se altri giochi di ruolo e parliamo appunto di quello che facciamo. Questa sera, in questa puntata, abbiamo con noi diversi esponenti del nostro server Discord che a questo punto lascio presentare in modo che così sappiate un pochettino chi sono e ovviamente tenete conto che potrete anche ritrovarli sempre nel server, quindi fanno parte della community. Passiamo subito la voce a chi appunto vuole parlare per primo presentandosi. Vabbè, parto io allora. Vai. Sono, come su Discord, sono nonno nerd, sono uno dei più vecchi ascoltatori di Fumble, non tanto perché da quando li sento, perché li ascolto dalla seconda stagione praticamente, ma proprio come Itana Grafica. Sono qui per dimostrare che a tutti quelli della community che anche se invecchiando e diventando della terza età potete continuare a fare i bischeri come facevate da giovani. Domanda, quanti anni hai? Non Non si chiede. si chiede, Niente, no, chiede Non si chiedono queste cose. la signora, figuriamoci a me. Va bene, ok, io avrei chiesto, non è un problema. Vi avrei detto la mia età. No, diciamo che sono uguali ai 60. dai, cavoli, in realtà tanta roba, cioè. Però ho già due nipoti, per questo sono nonno. Ma dai, che storia. Passiamo invece a Fabio, ok? A questo punto io lancio direttamente. Bravo, si fa così. Ciao, sono Fabio, Latif, Master of Weather, anch'io con un range di età tra i 25 e i più 99. Ascolto Fumble da pochissimo, in realtà. Da un saranno, sì e no, 3 annetti. Quindi sì, un giovane ascoltatore di Fumble. Dai, dai, bene, bene. Ok, adesso inaspettatamente chiederò a Connie. Vabbè, sul server di Fumble mi trovate come Connie7, come il numero, ma scritto in lettere. E io vi conosco da pochissimo, cioè da un annetto e poco più in verità. E vi ho bingiato un sacco perché ho ascoltato tutto Fumble, tutto Remote, tutto Sidequest. Dai, Vi dai. conosco da poco, ma vi conosco intensamente. Con grande spirito. Allora, il punto è questo. La prima domanda che volevo farvi era esattamente come siete arrivati qui, ma avete bene o male a grandi linee già risposto a questa cosa, ovvero che già tutti ascoltate già da diverso tempo in parte il podcast di Fumble o di Sidequest o di Remote. E tra l'altro, poi dopo ci sarà anche una domanda specifica su Remote in questo caso. E partirei prima di tutto anzi, dirò così: prima di iniziare con le domande per voi, esplorerò una domanda che è stata fatta nella puntata precedente e mi è stato detto: Alice sicuramente non ascolterà quella puntata e quindi non la farà quella domanda. E io invece ho ascoltato quella puntata e ho chiesto a Claudio, mio Claudio che ho a casa, ovvero secondo lui, quali sono gli allineamenti delle persone di Sidequest. E quindi adesso io ve le leggerò, così vedrete se io non ascolto le puntate vecchie di Hugo Chimay. Allora, secondo Claudio, gli allineamenti che sono di Fabio, il nostro Fabio Airoldi, è neutrale buono,
o neutrale, essendo buono, un po' prendi in culo, nel senso che essendo troppo buono, alla fine viene sfruttato per questo. Questo è secondo, ovviamente io questo sto ripetendo soltanto quello che ha detto Claudio. Quindi per lui Fabio è neutrale buono. Poi abbiamo Dan. Secondo lui Dan è legale neutrale o legale ossessivo compulsivo, che è una grandissima qualità per una persona che deve avere un negozio di fumetti barra di giochi da tavolo, e per cui ovviamente deve essere molto impostato e molto, come dire, ossessivo. Poi abbiamo Lillo. Secondo lui Lillo ha un allineamento tutto a parte, ovvero AB, ovvero anatra birillo. Non ho capito che cosa volesse dire, però io ripeto e basta. In poi ci sono io, che mi ha definito NR, ovvero neutrale resistance, okay? Giustamente per riferimenti alla resistance. E lui invece non ha voluto esprimersi su quello che poteva essere il suo allineamento, si è tirato fuori essenzialmente. Comunque, con questo io chiudo la domanda che è stata fatta nella precedente puntata. Ovviamente se non l'avete ascoltata andate ad ascoltare, anche perché si sono presi inizialmente con argomenti abbastanza leggeri e poi si è andato decisamente sul pesante, però è stata comunque una puntata molto interessante. E a questo punto, dopo che io ho aperto questa piccola parentesi, ripartirei facendo le domande direttamente a voi. A voi ragazzi che siete comunque sia rappresentanti della community che abbiamo sul server Discord, e la partenza che io vorrei fare è: come vede il tuo partner il giocare di ruolo, e nel caso ha mai provato? A questo punto passerei la palla a, ho visto anch'io lì un ditino alzato, nonno nerd, domanda. Tu dicevi appunto che adesso hai praticamente nipoti, ovviamente oltre al partner vuol dire che hai anche dei figli che sanno che tu giochi di ruolo. Questa cosa, dato che la espandiamo, come la vivono? Cioè, nel senso, hanno un parere riguardo questa tua attività? Hanno mai provato a giocare? Sì, allora, io ho cominciato a giocare da tantissimo tempo, perché mi ricordo che ho cominciato con la famosa scatola rossa di D&D. Quindi si parla di fine anni 80, e ancora prima di conoscere quella che Paola, che poi è diventata mia moglie. E quando poi Natale, che ho messo insieme, anche lei ha cominciato un po' a giocare, non gli dispiaceva, insieme col gruppo di amici che giocavo a quei tempi, e poi col matrimonio però abbiamo un po' smesso, per con l'arrivo dei figli soprattutto, perché stare dietro ai figli era, giocare era molto problematico. Anche perché vivendo in una piccola cittadina di provincia, per andare a giocare ci dovevo andare a spostare, farmi un pezzetto di macchina, e quindi era più problematico. Anche se mia moglie non gli dispiace, non è che gli piacesse tantissimo giocare, giocava perché giocavo io, si divertiva, ma non era appassionato. E poi abbiamo un po' smesso. Ora, quando i figli sono un po' cresciuti, ho cominciato a cercare di appassionare anche loro. Non ci sono riusciti a farli appassionare a tantissime cose, fumetti, anime, cartoni, anche giochi da tavolo, poi giochi di ruolo no. Non c'è nessuno che mi ha seguito su questo punto, che sono dei tre, anche se non gli fanno più gioco e gli piace l'idea. E poi ho ripreso negli ultimi anni a giocare, dopo un po' di tempo che avevo smesso, e soprattutto grazie al fatto di poter giocare online, perché non è semplice trovare un gruppo di gioco in una piccola città di provincia, soprattutto non è semplice trovare un gruppo di gioco di persone di una certa età, perché mettermi a giocare dal vivo con ragazzi di 20 anni, ci sono delle abitudini, ci sono delle opinioni, ci sono proprio dei modi di fare che non torniamo molto bene insieme. Domanda. Quindi, dimmi. Domanda. Con Discord, il fatto di essere entrato poi nella community, ti è capitato poi di trovare circa persone coetanee con cui giocare? Non mi sembra. Cioè, di solito tutta la gente che
che ho trovato su disco in generale tutte abbastanza più giovani, si va fino ai quarantenni o qualcosa del genere, anzi se c'è qualche nonno o qualche persona anziana che ascolta la puntata, io sono su Discord, quindi chiamatemi, facciamo un club di, come c'è l'associazione genitori di ruolo, facciamo un club nonnetti di ruolo. Beh, ci sta, facciamo questo annuncio a tutti, quindi rispondete pure a Nonno Nerd, lo trovate sul Discord di Fumble e sicuramente si può fare un gruppo, quello assolutamente. E passiamo, Connie, tu dici, hai un partner, hai no, una persona... No, è gioco da così poco che comunque non ha mai influito e allora in mie relazioni. Ti giro la domanda in un altro modo. Hai qualcuno a cui hai dovuto spiegare appunto che giochi di ruolo e nel caso che cosa pensa della tua attività? Allora, sicuramente i miei genitori ogni tanto ne parliamo, ma loro non capiscono e niente, ho perso ogni speranza. Ma ogni volta che torno da sessione mi fanno: ma chi ha vinto? Ma allora cosa fate? Ma è sempre quello dell'altra volta, la stessa campagna è andata solo un pochino più avanti, ma più o meno è sempre la stessa cosa. Ah ok, ma stavolta hai vinto? Ma no, non ho vinto. Oppure quello. Alcuni amici che sanno, qualcuno sa che cos'è il gioco di ruolo, magari lo conosce più in versione play by chat. Sì. Oppure le ruolate che fanno, che in verità non ho mai capito nemmeno io, tipo su Facebook, che si creano tutti gli account falsi per ruolare dei personaggi come se fossero... Sì, ho capito che... Tipo delle community un po' strane. Sì, è sempre un play by chat, però sì, su sì. Facebook. Sì, so che esistono, non ho mai voluto... Approfondire questa cosa perché mi crea un po' di scompenso. Esatto. So che una mia amica lo giocava tipo di Teen Wolf o una cosa del genere. O altri libri o film fantasy. Sì, di solito sono anche serie televisive. Sì. Cose così. Però penso che quello sia un mondo ancora più complicato rispetto al nostro. Sì, perché devi giocare di essere il personaggio di una serie televisiva, quindi devi pensare come penserebbe quel personaggio ed è decisamente complesso, direi. Mm-mm. Perché poi se non lo giochi bene come lo pensano gli altri, cosa può succedere? Sì. Vabbè, meglio passione della passione. Allora. Esatto, infatti. E a questo punto chiuderei il giro chiedendo a Fabio... Sì. Che cosa pensano i tuoi del... I miei? Sì. Allora, quando stavo a casa con i miei... Vabbè, i tuoi inteso senso moglie, figli, ma anche chiunque sia vicino a te, ecco. I miei? Allora, quando stavo a casa con i miei genitori era nella stessa situazione di Connie. Si prendeva, si usciva e tutte le volte che si tornava a casa, chi ha vinto? E lì vaglielo tu a spiegare che è una cosa che si fa tutti insieme. Alla fine rispondevo: chi ha vinto il gioco? Ha vinto il gioco. Esatto, come il profilo di educazione fisica quando aveva perso i punteggi della partita. Ha vinto l'amicizia? No, abbiamo vinto noi all'altra classe. L'amicizia, ma come? Oppure ha vinto lo sport. Attualmente, avendo una compagna e un pargolo, vabbè, il pargolo... Al momento per lui la vive come sono papà ti racconta una storia. Beh, perché è piccolo. Sì. Sì. Molto piccolo, quindi... Comunque usiamo più o meno... anche lì usiamo degli strumenti, però... Al momento è molto... Raccontiamo una storia anche tutti insieme. La mia compagna ha provato a giocare di ruolo. Sì. Ha provato a giocare a Gattai. Ah, Gattai. Abbiamo fatto Gattai. Anche esatto. Abbiamo fatto anche una sessione di Gattai. Il problema è che era in piena quarantena, eravamo solo io e lei. Quindi è stato difficile da fare. Quando gliene parlo mi ascolta, quello indubbiamente, e le
viene presa comunque dal gioco, viene presa da come le racconto la storia. Tutto qui. Sì, quindi di base c'è sempre la curiosità del sentire una storia raccontata, ma non c'è comunque il desiderio di approfondire. No, sì, magari sì. Più i giochi da tavolo, quello sì, ma gioco di ruolo vero e proprio no, quello no. Mi ha stampato e rilegato le due avventure gratuite di Not the End, quella di Jurassic Park e Ghostbuster. Sì, sì, sì. Me le ha stampate lei e le ha rilegate lei, ma oltre a questa cosa ho detto va bene, basta. Ed è finito lì. Sì. Sì, sì. Beh, però mi sembra di capire che in generale comunque il rapporto delle persone esterne a noi che giochiamo sia comunque positivo e comunque sia vissuto bene, ecco, non ci sia un riscontro negativo, tipo che cosa stai facendo, cos'è sta cavolata, ecco. Mi sembra da parte di tutti, ecco. Su questo siamo... Probabilmente sì. Se vuoi lo chiedo anche agli altri due infermieri che c'ho qua fuori. Nel senso che perché hai due infermieri fuori di qui? Ci devi dire qualcosa. No. Cos'è quella stanza tutta bianca imboscita? Esatto. No, comunque, se c'hai una persona accanto che ti vuole bene, insomma... cerca sempre di comprenderti, di capirti, dai. Ovviamente anche, questa risposta è per Fabio che ha bisogno di essere che in questo momento nella sua stanza di... Ecco, sì, perché, sì, ricordiamo. Anche perché facciamo di solito cose molto più strane di giocare di ruolo. È vero. L'ultima avventura siamo diventati degli insettoni generazionali attraverso delle epoche su una nave spaziale? Giusto, nonno? Sì. Bello, raccontateci di questa cosa, che anche queste sono vicissitudini che fanno parte del Discord di Fumble. Che cosa avete giocato l'ultima volta? Oddio, abbiamo giocato... No, praticamente è un hack di Not the End, sviluppata da Stefano. Praticamente su una nave generazionale, quindi i personaggi cambiano ogni X sessioni, però al loro interno, quindi tutta la generazione, si porterà dietro dei tratti che la modificheranno. A seconda di quello che è avvenuto nel pezzetto di sessione precedente, la generazione nuova eredita dei tratti da quella vecchia, delle caratteristiche, e si evolve sempre di più. Quindi praticamente c'hai dei personaggi che ogni 3, 4, 5 sessioni cambiano, però sono sempre i successori di quelli precedenti. Quindi puoi giocare un personaggio che è abbastanza completamente nuovo, però basato su quello che è successo al precedente. Un concetto molto interessante, però è sempre, diciamo, ancora in fase embrionale. Non volevo dire embrionale, ma comunque sempre molto, molto, cioè in alfa testa. Sì, ecco, in alfa. Con questo io mi collegherei quindi a questa domanda che volevo già fargli, e voi avete anche già, come dire, preparato il terreno, ovvero il vostro entrare a far parte comunque di questa community, che potrebbe essere quella di Fumble, ma può essere qualsiasi altra del contesto di gioco di ruolo, si intende. Quindi il provare giochi in playtest, parlare con persone diverse, giocare anche cose diverse, con persone che in realtà si conoscono soltanto online. In che modo vi ha influenzato a livello creativo? Che cosa vi ha portato a creare qualcosa? Perché so che bene o male avete partecipato tutti almeno a un evento legato a qualcosa che si è generato tramite la community. Per me, cioè, la community, entrare in una community di Fumble, poi tante Discord e anche in altre, ha significato allargare moltissimo
la possibilità di conoscere e giocare con persone diverse da quelle che ci possono giocare abitualmente. Tra l'altro abbassa notevolmente la difficoltà nel giocare con persone diverse, secondo me, perché non vedendoti, non conoscendoti solamente per quello che esprimi, riesci poi a trovarti meglio con tante persone. Detto prima della difficoltà che avevo di trovare persone di mezza età per giocare, non giovanissimi, tramite online questa difficoltà si azzera quasi. Ho giocato abbastanza bene con anche con persone adolescenti, con persone di 20 anni, con persone di 30 anni, molto meglio che l'avessi fatta dal vivo. Quindi per me è voluto tanto. Poi tra l'altro io, essendo una persona estremamente curiosa, il fatto di avere molti giochi in testa mi stimola moltissimo, e quindi trovare cose completamente nuove da giocare mi è piaciuto tantissimo. Penso di aver fatto bene o male da tessera quasi tutti i giochi che sono stati in gruppo di fan, almeno una o due sessioni di tutti li ho praticamente giocati. Ora mi sto un po' più impegnando in uno, però ultimamente ecco, devo dire che sto quasi giocando quasi solo giochi in test piuttosto che giochi effettivi. Beh, questo comunque sia è un grande stimolo, cioè anche per chi sta creando comunque il gioco in playtest, ma penso anche come giocatore poter provare dei giochi che continuano a crescere, evolvere, anche grazie all'esperienza che tu stai facendo, è molto stimolante, comunque è come essere quasi in prima linea nella creazione di un prodotto nuovo. Questo sicuramente a me piace veramente molto, anzi mi ha stimolato anche a fare qualcosa, infatti mi sto scrivendo un paio di hack anch'io, uno per Gattai e uno per Cotra, che però data il mio allenamento pigro di pigrizia non so quando vedranno la luce, spero presto. Beh, in realtà il punto è non è la fine ma è il percorso, quindi in realtà se anche soltanto questo genere di contatto ti ha portato a cercare di creare qualcosa di nuovo, già qua soltanto questo è un ottimo riscontro, ecco, del valore che si sta generando. Sì. Io trovo una delle cose più belle che ci possa essere in una community, cioè di stimolare le persone che ci sono dentro. Assolutamente. E Fabio, invece tu so che ti sei preso anche un po' con il disegno, so che ogni tanto tu postavi, mettevi cose così, che di certo questo è un modo anche di essere creativi in risposta a quello che vivi. Raccontaci. Allora, i primissimi disegni che ho fatto sono stati per la campagna di That Is Not The End. Ah sì, è vero. L'ho fatto tutti e più o meno sono riuscito anche a consegnarli quasi tutti. Sì, io ce l'ho, adesso non lo trovo, qua dovrei andare a ricercare. Niente. Questa parte la toglieremo. No, non preoccuparti, niente verrà tagliato. Abilmente, ho fatto quello, fatto alcuni disegni sia di Cotra, mi pare, che dei Chronodogs. Ah sì, il cane che salta, ce l'ho in modo cinematografico. Esatto, il balto che salta. Sì, era una cosa che mi è tornata in mente da fare, un po' anche aiutata dalla prima quarantena, che non c'era molto da fare. Comunque chiusi in casa ho riscoperto il piacere di disegnare e comunque e anche di tornare a giocare di ruolo. Questo va riconosciuto. Ho ricominciato a giocare di ruolo anche con la community di Fumble, anche attraverso la community di Fumble. Passo quindi la palla a questo punto a Conic, perché hai fatto parte di Remote. So che anche Fabio e Nano Nerd hanno partecipato appunto almeno una puntata. La verità è che io non faccio parte di Remote, io sono un ospite che però mi sono attaccata come una zecca e quindi sono rimasta per un sacco.
Beh, però c'è da dire che nel senso hai partecipato. Hai partecipato. Una cosa, a me sembra di aver capito che tu per la prima volta ti sei messa poi a fare da narratrice, da master. È giusto o mi sono io inventata questa cosa qua? Attualmente. Coni? Sì, no, No, oppure ti sei messa a giocare per la prima volta dopo diciamo diverso tempo che sei rimasta a lurcare, ecco. sì, certo, Ecco. era la prima volta, mi hanno convinto così, perché io volevo giocare a qualcosa e in quel periodo mi sa che era uscito in playtest pubblico, cioè quello playtest su Discord, Kotra, e allora volevo provare Kotra. E quindi vabbè, allora gioca a remoto, facciamo Kotra e cose. Non è stato un passone così lungo, no? No, ma infatti non questo è il bello, che appunto non è una cosa così complessa e non è così difficile poter passare dall'idea dell'essere un osservatore e semplicemente chiacchierare a interagire e giocare con altre persone e quindi diventare comunque partecipe di qualcosa che è divertente, qualcosa che è un'attività, che è qualcosa che è stimolante. Quindi è vero, nel senso sembra che hanno fatto una cosa immane, però in realtà vuol dire comunque tanto, perché potevi semplicemente restare lì nell'angolo e osservare, hai deciso di voler partecipare e giocare, questo è bello. Cioè, è Sì, anche questo il valore della comunità, ecco. sì, perché poi alla fine, lurcando un sacco la gente, la conosci un po'. E quindi una volta che li ho conosciuti, ho pensato, ok, posso giocare con loro. Perché comunque molto spesso ti trovi a giocare con delle persone con cui non vuoi giocare, soprattutto quando vai con gente nuova, magari a provare giochi nuovi. Siccome mi viene un sacco l'ansia, preferisco conoscere un po' prima le persone e poi giocare. Quindi almeno una fonte d'ansia la tolgo. No, ma è verissimo, perché per esempio io, dopo aver ascoltato anni Fumble, quando mi sono trovato a giocare qualche gioco con Claudio, Roberto, Claudio, mi sembrava di giocare con vecchi amici, perché mi sembrava di conoscere amici, mentre loro su di me non avevano idea di chi ero, quasi. Avrebbe fatto anni la voce nella testa, però insomma, a volte uno a forza di sentire i podcast mi sembra quasi di essere uno stalker. Eh Ho già. anche un po' un voyeur, dato che ogni tanto siamo anche in live con la telecamera, quindi Mi ricordo i primi tempi che si faceva via Twitter. Si mandava via tweet. Eh Twitter. sì, i primi commenti si facevano così. Eh Le sì, prime poi c'è stato interviste. anche YouTube, soltanto quello, e No, poi dopo Spreaker. Facebook. Prima Spreaker. Solo Spreaker, sì. Lo Spreaker, e poi hanno cominciato il video su YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. E poi tutti i commenti. Infatti mi dispiace il fatto che giochino ora, che hanno cominciato a giocare da, per esempio, il venerdì, perché il venerdì, non potendo quasi mai esserci, riesco più a commentare, a volte mi mangio le mani. Ah, ci potresti preparare commenti e farli scrivere da qualcun altro come prepari tipo Nonno una Bot sorta che di ogni tanto risponde cose buffe, tipo, ah, Esatto. interessante, bella questa mossa, vuoi gattai, anche se non c'entra niente. Come è successo nell'ultima puntata della nostra community con Rich, che abbiamo dovuto simulare le risposte non sentendolo. Quindi si può fare. Ragazzi, si può fare, povero, infatti ci dispiace tantissimo per lui. Ovviamente anche in questa puntata noi stiamo laggando e quindi ovviamente saremo anche disallineati in alcune risposte, ma questo non ha importanza. Abbiamo un ottimo fautore di editing della puntata, quindi lui ci sistemerà sicuramente. E, io quasi quasi a questo punto andrei a chiudere quello che è la puntata. Vi chiederei soltanto se avete delle domande. O avete secondo voi dei suggerimenti da fare in generale a quello che è il contesto del gioco di ruolo in Italia in questo momento, ovvero il contesto delle community, il contesto della divulgazione, se per voi c'è un modo per poter migliorare maggiormente quello che è il contesto attuale,
a seconda anche di quello che voi conoscete, ecco, come contesto. Cioè, suppongo che da una parte sì, voi frequentate il Discord di Fumble, conoscete Fumble, però noi non siamo gli unici e c'è un tutto un mondo, ecco, molto 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 più vasto. E quindi, come ultima domanda prima di chiudere, vi chiederei se voi avete magari qualche idea, qualche richiesta da fare a questo mondo che è il contesto del gioco di ruolo a livello divulgativo. Che domanda semplice che ci fai così in chiusura. Perché bisogna sempre terminare in modo leggera. Dalle nostre risposte può partire dei flame incredibili, però... No, vabbè, ma bisogna creare discussione, bisogna creare flame, è giusto che ci siano, e il mondo del gioco di ruolo è anche fatto di questo, di faide interne, di rinnovamento, quindi... Secondo me uno dei problemi del gioco di ruolo... Abbiamo un problema un attimino con Nonno Nerd che si è bloccato proprio in questo momento... E non sappiamo che cosa vuole dire. Quindi io a questo punto cercherei di glissare e passerei a Fabio. Aspetta che è tornato Nonno. Grazie Nonno che mi hai salvato in corner. No, che mi sta perdendo la connessione, non ho capito perché. Che secondo me uno dei problemi che ha il gioco di ruolo in Italia è che è poco conosciuto. E nonostante le community siano individuo, quella di Fumble, ma anche altre su Discord, l'ho viste, sono abbastanza inclusive, però c'è poca conoscenza di questi giochi da parte delle persone in generale. Cioè, quando la maggior parte della gente non sa cosa sia un gioco di ruolo o ha delle vaghe idee, magari avendo letto qualche articolo sul giornale che ne parla proprio in maniera completamente senza, spesso volentieri io parlo senza sapere quello che dico. Quindi secondo me la cosa migliore, che una delle cose migliori che dovrebbe fare le community sarebbe quello proprio del mondo giochi di ruolo, è quello di cercare di, non dico di espandersi, ma di farsi conoscere di più. E so che il momento di pandemia, come siamo ora, sia un po' più difficile perché non possiamo più fare gli eventi, anche però il fatto di poter avere presente su internet, quindi diffondersi più su internet, potrebbe essere, secondo me, sarebbe una strada migliore. Anche perché spesso e volentieri agli eventi, le convention, ci viene solitamente chi già, cioè, sa cosa è il gioco di ruolo, chi già gioca. Difficile che ci venga qualcuno che già non gioca e che vuole sapere di più. Beh, certo, quello c'è da dire che comunque con... la diffusione anche di altri podcast, di live, anche su YouTube, di giochi di ruolo. Ovviamente ma per la maggiore sempre di D&D si parla, però man mano questa cosa, per quanto diventa intrattenente per un pochettino più lo spettatore medio, questa cosa poi dà la speranza e la possibilità che uno parte guardando una cosa che non conosce, e poi magari si interessa anche del gioco di ruolo e conosce quelli che sono poi tutti gli altri giochi, aumentando così anche la sua cultura e diffondendo il verbo, ecco, quello sì. È una diffusione un po' lenta, un po' stratificata, però piano piano è una cosa che sta avvenendo, ecco, sempre di più rispetto anche agli anni passati, quello sicuramente. E a questo punto riposterei a Fabio, che stava per deviare da questa risposta. Non è che stavo deviando, è il... Allora, dovrei articolarla un po' di più, ma vedo di fare la versione stringata della risposta. Certo. La questione, secondo me, è, cioè, non puoi passare o pensare di iniziare a passare casa per casa o porta per porta a dire: ehi, ciao, stiamo giochiamo di ruolo, vuoi parlarne con noi? Cioè un po' come i testimoni di Geova del gioco di ruolo, una cosa del testimoni genere. Di Fumble. Ehi, ciao, siamo i testimoni di Geova del gioco di ruolo, vorresti parlare del dio poliedrico dei dadi? No, si può provare un approccio diverso questa cosa, cioè anziché dirgli facciamo un gioco di ruolo, no, è il raccontiamo una storia tutti insieme, è un fare
è comunque passare una serata o un pomeriggio, un tempo X, raccontandoci una storia tutti insieme. Che poi questa storia debba o non debba sottostare a delle regole o altro, è secondo me una questione a lato. Anche la questione di non si può tornare a fare gli eventi in presenza, però rischi che negli eventi in presenza trovi sempre quelle persone, cioè trovi sempre quella cerchia ristretta di persone che alla fine ci stiamo raccontando sempre le stesse cose. È un po' come parlare del sesso degli angeli dopo 2 ore che sei lì e sei sempre allo stesso tavolo. Ha un approccio, secondo me, carino e divertente, è quello di tipo di genitori di ruolo che lo portano nelle scuole o altre attività simili, abbastanza grosse non me ne vengono in mente. Ma quindi tu stai parlando che il contesto della parte divulgativa. Sì, 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 che si dovrebbe puntare più a una divulgazione che vada a uscire dal solito percorso che sono il contesto puramente ludico, ma che debba essere intrecciato ad attività più formative o più di aiuto, o comunque in un contesto più propedeutico a fare qualcosa di, sì, qualcosa di più. Anche Kids and Dragons e il Kickstarter, diventato Kids and Legend. Sì. Anche quello lì ha un approccio estremamente inclusivo innanzitutto, e poi spiegare a dei bambini, perché loro dicono sì, dai 9 ai 49 sì. anni, questa cosa. Prima non ha, secondo me, neanche senso di fare delle regole o di sottostare a un regolamento troppo stringente. Vado a pensare tipo a un D&D, giusto per citarne uno a caso. Certo. Prendiamo un altro esempio a questo punto, un Cyberpunk 2020 con il sistema del dado da 10, ancora molto più stringente, molto più crunchy, tabelle per ogni singola cosa. Vaglielo spiegare a un bambino di 9 anni. Ok, diciamo che ho capito il senso, e ti piacerebbe poter vedere un modo di presentare quello che è il gioco di ruolo che sia più alla portata anche di chi non ha ancora il livello di narrazione o comunque il livello di gioco di un adulto, quindi qualcosa sì. che possa essere alla portata di un bambino, ma possa essere alla portata anche di una persona che magari non ha tutte le capacità di comprendere una complessità come numeri o come statistiche, cioè quindi in quel esatto. senso lì ci sarebbe da approcciare, che in realtà tutto sommato se attualmente c'è ancora un limite nel contesto di gioco di ruolo è quello di creare maggiore inclusività in tutte quelle persone che non hanno gli strumenti per poter giocare appieno, che sì. sia una persona che anche che non ci vede, che non ci sente o che non può parlare, paradossalmente sono comunque sia dei limiti a quello che è il giocare, che comunque è un'attività che ha un potenziale veramente infinito a livello creativo e a livello di stimolo. Quindi è questa cosa interessante, in effetti. Cioè, molto molto giusto, interessante. Facendo giusto una marchetta finale, Not the End è molto inclusivo. Cioè, c'è 2 colori. Sì. Non ho la sì, possibilità sì. di avere quei 2 colori. C'ho una moneta, c'ho X monete, c'ho X fish, c'ho quello che trovo in tasca. Posso giocarlo come dove voglio. Alla fine hai semplicemente bisogno di schede con su dei quadrati con 6 lati e delle cose differenti. Quindi dei pentagoni. 6. Coni sono 6, ricordatelo. Che poi i pentagoni hanno 6 lati. O anche degli eptagoni, se vogliamo. Dei pentacoli. Pentacoli. E chiudiamo questo cerchio qua con Coni. Hai ascoltato quello che sono un po' tutte le altre risposte. Dici Coni, ovviamente se hai un parere a riguardo, nel senso non ti vogliamo forzare
in una risposta assolutamente. Però secondo te, anche in semplice, anche in piccolo, in che cosa si potrebbe migliorare quello che è il contesto del gioco di ruolo o delle community? A me piacerebbe trovare molte più community o molte più persone, anche singole, che magari parlano del gioco di ruolo, ma in modo umile e senza farti pesare il fatto che magari non conosci tutto. Per esempio, parliamo di D&D, io non ho mai giocato a D&D, quindi quando la gente inizia a parlare, sì, perché per esempio in D&D cose, io mi trovo lì e guardo e dico, ok, sì, vagamente ho presente perché ho sentito la gente a giocare, però non è che devi per forza parlarmi sempre di D&D, oppure di vampiri, e se non hai giocato a quelli, allora non hai giocato di ruolo, ok, scusate. Quindi sì, ecco, mi piacerebbe che non fosse solo tre giochi, e quindi se non hai giocato a quelli vali di meno, comunque non ne sai abbastanza per dire la tua o per partecipare alla conversazione, ecco. Sì, il problema dell'elitarismo o comunque dello snobismo nel contesto del gioco di ruolo esiste, per non parlare anche di il contesto anche di chi fa podcast e gioca live, esiste ed è vero, perché c'è sempre, in realtà penso che in tutti questi contesti, però mi sembra spesso che ci sia questa tendenza del voler insegnare agli altri come devono giocare, cosa devono fare. Si gioca così e si dovrebbe fare così, e se tu non lo fai così lo stai facendo sbagliato, mm-hmm. Quando il punto è essenzialmente doversi divertire, ecco. E su questo sicuramente c'è da migliorare il contesto delle community. Avete qualcosa da dire, da aggiungere? A vostra discolpa, cosa vi dichiarate, innocenti o colpevoli? Io ho un alibi di ferro, quindi non c'è problema. Appello al quinto emendamento. E a questo punto io direi che possiamo chiudere qui. Vi ringrazio tantissimissimo dell'aver partecipato a questa puntata, nonostante io fossi sola soletta e ho dovuto fare le veci di tutti gli altri che non hanno voluto partecipare, vi odio, sappiatelo. Ma ce la pagheranno. Esatto, ce la pagheranno, dovete pagarmi cash, mi raccomando. E con questo io vi saluto alla prossima. Farei soltanto una tornata per dire chi c'è dietro i microfoni. In questo modo, se qualcuno vorrà trovarci sul server Discord a fare quattro chiacchiere, a dire «Ah, ma tu sei quella persona che ha partecipato alla puntata di Hugo Chainmail, cosa ne pensi?» potrete rispondere, oppure direttamente passare in anonimato in modo che non vi seguano più. E di conseguenza, dopo aver dato una sequela di cazzate, direi chi c'è dietro i microfoni in questo momento. Prego, dite pure. Non fatemi rincorrere, ditemi. Fabio Latif, Master of Weather. Ok. Nonno Nerd. Con i sette. E io invece sono Ali Dre. Se volete parlare con lei, dovete venire a uno dei baretti di aperitivo, in cui probabilmente ci sarà anche lei. Giusto, giusto, perché ovviamente c'è sempre il baretto che apre a livello serale ed è aperto a tutti. Caso. A caso, orari a caso, anche aperitivo, pranzo, colazione, tea time, spuntino notturno. Sì, sì. Con questo io vi saluto, sul server mi trovate come Ali Gege o Aieie, come dice Roberto, e con questo direi che chiudiamo questa puntata, alla prossima, grazie a tutti e ciao. Ciao.